È approdata anche a Cuneo la mostra ideata e prodotta dalla Fondazione Anne Frank di Amsterdam, che illustra il tema della persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale attraverso la storia di Anne e la sua famiglia. Per rendere capibile l'enormità di quello che è successo, soprattutto ai giovani, perché questa mostra è dedicata soprattutto ai ragazzi delle scuole, devi renderlo quasi toccabile e devi scegliere un esempio. E siccome Anne Frank è conosciuto, si sa molto ormai di lei, non solo dal diario, la mostra gira intorno alla famiglia Frank. 33 pannelli ricchi di fotografie, talvolta del tutto inedite, e citazioni dell'ormai famoso diario coprono l'intero arco di vita di Anne, dal 29 al 45, il ritorno dell'unico superstite della famiglia Frank, Otto, e gli ultimi sviluppi in materia di recenti violazioni dei diritti umani nel mondo. Una mostra arricchita anche da un video. La Fondazione Anne Frank ha usato tutto quello che c'è di materiale filmato, girato su Anne Frank, incluso delle immagini che sono uscite solo un anno fa di Anne Frank stessa alla finestra. Proprio in questi anni viene fuori molto più di questo tipo di materiale, perché in scantinate, in soffitte, si trovano spesso delle casse di materiali dimenticati per anni, dimenticati dagli anni della guerra. La mostra documentaria rimarrà aperta sino al 29 febbraio, dal martedì alla domenica, dalle 16 alle 19, con possibilità per le scuole di organizzare percorsi personalizzati e guidati. Già 90, infatti, le classi che nei prossimi giorni visiteranno l'esposizione. Anna Frank parla con un linguaggio che è un linguaggio che si avvicina molto a quello che è il linguaggio dei giovani, e proprio per questo è anche un linguaggio diretto. Infatti la mostra, per chi la visiterà, si accorgerà che non ha un linguaggio aulico, retorico, ma ha un linguaggio diretto, un linguaggio semplice e immediato, perché vuole lanciare dei messaggi che rimangano.